straordinario. Stamattina siamo qui in compagnia di Roberto. Roberto, uno straordinario personaggio, un attore importante. Stamattina parleremo del suo ultimo lavoro letterario. Lui è presidente di una famosissima ed importantissima associazione, ma lasciamoglielo dire a lui. Buongiorno Roberto, stamattina Maschio Angioino, cosa siamo a fare qua oggi? Buongiorno a tutti. Oltre il motivo per incontrarci e quindi presentare la mia seconda pubblicazione, Cavalieri di Marmo, è una pubblicazione che racconta diciamo un viaggio compiuto da me stesso all'interno delle grandi chiese napoletane, in cui abbiamo messo in evidenza i grandi sepolcri dei cavalieri napoletani. Quindi è un racconto per far capire la grande eccellenza napoletana della cavalleria e quindi usarla come riferimento virtuale per una cavalleria futura napoletana, di un segno di rinascita che noi ci stiamo proponendo attraverso queste attività. Sono il presidente della compagnia dell'Aquila Bianca e oggi per l'occasione abbiamo voluto, come dire, ricostruire sostanzialmente un'ambientazione del XV secolo aragonese. Oggi pomeriggio proprio avremo uno shooting fotografico con due grandi maestri della fotografia, Camillo Balossini per quanto riguarda la fotografia storica e il famoso bianco e nero di Armando Mancini, fotografo napoletano, che ci permetterà di mettere in evidenza spaccati di vita quotidiana del nostro castello di Castelnuovo. Questo shooting, poi la pubblicazione di questo shooting, ci permetterà di fare una mostra appunto fotografica inerente al XV secolo napoletano. Il libro nasce, come avevi detto, da un viaggio immaginario, un viaggio anche reale per certi aspetti. Cavalieri di Marmo, perché di marmo? Di marmo perché essi sono proprio i sepolcri, le grandi statue che noi vediamo all'interno delle chiese che riposano che all'interno della propria dimora, del proprio sepolcro, e però sono evidenziati da queste grandi armature, da questi equipaggiamenti storici che oltre a raccontare l'aspetto tecnico, quindi far capire questo tipo di armatura a cosa serviva e quant'altro, raccontiamo anche la storia, la vita del cavaliere e della propria casata di appartenenza. Ci racconti qualcosa anche della tua associazione che fa tantissime cose, io vi seguo sempre. Dal 2008 ufficialmente, ma già dal 2000 abbiamo iniziato l'attività di ricostruzione storica. Io da napoletano, anche se emigrato in Toscana, ho cercato sempre di valorizzare la nostra città. Con 2700 anni di storia abbiamo un bagaglio culturale che dovrebbe essere espresso in maniera diversa. Al contrario di tante altre città del centro-nord, come in Europa, il valore turistico-economico di una buona rappresentazione di ricostruzione è un veicolo anche di grande sviluppo economico della città. Animare i castelli nel modo giusto, quindi con una fase ricostruttiva attenta, con le università alle spalle, con studiosi che chiaramente ci appoggiano nella ricostruzione degli abiti, delle armature, di tutti gli accessori, ci permette appunto di rendere più fruibile la conoscenza della nostra storia. Al di là di grandi conferenze storiche che noi facciamo, l'elemento visivo, anche e soprattutto per il pubblico più giovane, diventa molto più semplice da assimilare.